Come impostare la funzionalità scansione a email per le stampanti HP Color LaserJet Pro serie 3301, 3304 e 3388. L'impostazione della funzionalità scansione a email consente di inviare un documento o un'immagine acquisita a un indirizzo email direttamente dal pannello di controllo della stampante. Per configurare scansione a email è necessario accedere alla stampante server web incorporato o in breve IWS. Nota: prima di iniziare assicurarsi che la stampante sia collegata alla stessa rete del computer. Sul pannello di controllo della stampante scorrere verso il basso il centro di stato dal centro in alto per visualizzare l'indirizzo IP della stampante. Su un computer o un dispositivo mobile, aprire un browser web e digitare l'indirizzo IP della stampante nella barra degli indirizzi. Premere invio per accedere all'IWS. Se viene visualizzata una schermata di avviso, selezionare l'opzione per procedere con il sito. L'accesso all'IWS della stampante non danneggia il computer. Espandere la scheda generale nel riquadro sinistro. Quindi selezionare Server Email. Nota: se viene richiesto di inserire un PIN, digitare il codice PIN della stampante che si trova all'interno dello sportello di accesso al toner. Selezionare Accedi. Dal menu Server Email, selezionare l'icona con il segno più. Se l'utente o la propria organizzazione utilizza un server email per inviare messaggi email, selezionare Server SMTP. Se l'utente o l'organizzazione utilizzano più server email per i messaggi email, selezionare il profilo email definito dall'utente. Inserire il nome visualizzato e l'indirizzo email. Inserire le informazioni sul server SMTP per i messaggi in uscita. Per informazioni sul server SMTP, contattare il provider di servizi email o l'amministratore di sistema. Le informazioni necessarie includono nome server SMTP, che è l'indirizzo del server del provider email, il numero della porta SMTP, che è il valore della porta per il server email e il valore relativo al formato massimo dell'email. La maggior parte dei provider email o dei client limita il formato degli allegati email. In genere vanno da 10 MB a 50 MB per gli account gratuiti. Abilita sempre Usa connessione sicura SSL TLS per motivi di sicurezza. Nota: non abilitare con valida certificati se non è stato importato alcun certificato nella stampante. Se il server SMTP o il profilo email definito dall'utente richiede l'autenticazione per inviare un'email, selezionare il server richiede l'autenticazione. Per i servizi email che richiedono una verifica in due fasi per l'autenticazione, inserire il nome utente, che è il proprio indirizzo email, e la password, che è la password dell'app Gmail, Hotmail o Outlook. Questa password è quella che è stata generata tramite l'account email. Per richiedere l'inserimento di un PIN sul pannello di controllo della stampante, prima che una stampante possa inviare una scansione, abilitare Usa PIN di sicurezza. Immettere e confermare il PIN. È necessario inserire questo PIN sul pannello di controllo ogni volta che il profilo viene utilizzato per inviare una scansione a un indirizzo email. Selezionare Aggiungi per completare l'impostazione. Per verificare il server email per il nuovo profilo email creato, selezionare la casella di controllo per il nuovo profilo email. Selezionare l'icona Test, quindi selezionare Test. Se il test è stato eseguito correttamente, si riceverà un'email. Selezionare OK. Trova video più utili sul nostro canale di YouTube dedicato al supporto HP.